Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Quante volte ci è capitato di fare ottimi piani di studio o di lavoro, di sederci alla scrivania per seguirli e poi di non riuscire a farlo a causa delle distrazioni. Le distrazioni sono nemiche della concentrazione, del lavoro profondo, della produttività, del lavoro efficiente e per questo motivo dobbiamo sconfiggerle. E in questo video vedremo insieme come. Ho anche pubblicato un post sul mio blog giugissima.com in cui fornisco molti più consigli e dettagli su come sconfiggere le distrazioni, quindi andatelo a leggere se volete saperne qualcosa in più. Ma vediamo ora i consigli per liberarsi delle distrazioni. Il primo consiglio riguarda il rapporto tra distrazioni e piacere. Normalmente non ci distraiamo se l'attività alla quale ci stiamo dedicando ci provoca piacere. È invece quando percepiamo un'attività come un lavoro pesante, come qualcosa che dobbiamo fare, come un obbligo, che tendiamo a distrarci. Non ci distraiamo sicuramente quando usciamo con gli amici, ci divertiamo oppure guardiamo una serie TV avvincente. Per smettere di distrarci dobbiamo far credere al nostro cervello che non si stia dedicando ad un lavoro pesante, a un obbligo, ma a qualcosa che gli piace fare. Infatti, quando facciamo qualcosa che ci appassiona, ci dimentichiamo dello scorrere del tempo, non sentiamo il bisogno di fare una pausa oppure di cedere alle distrazioni. Questo principio si ritrova anche in libri dei quali vi ho già parlato, in altri video quali Deep Work and Flow. Abbiamo due possibilità per mettere in pratica questo principio nella nostra vita quotidiana. La prima è scegliere di dedicarci ad attività che ci appassionano. Questo include la scelta del nostro percorso di studi, degli sport, degli hobby e possibilmente anche del nostro lavoro. Se infatti amiamo quello che facciamo, non abbiamo bisogno di distrarci. La seconda possibilità è quella di imparare ad apprezzare le attività alle quali ci dedichiamo. Per esempio, è vero che studiare può essere pesante, ma imparando a studiare meglio si può apprezzare di più lo studio. In particolare, l'utilizzo delle tecniche per la comprensione di ciò che studiamo, l'active recall e la spaced repetition possono farci percepire lo studio come una sfida piacevole. In questo modo non sentiremo neppure il bisogno di distrarci ed estirperemo il problema alla radice. In generale, questo primo consiglio, questa è la tecnica più efficace per liberarsi dalle distrazioni, perché estirpa proprio il problema alla radice, eliminando cioè la necessità che il nostro cervello a volte sente di distrarsi. Oltre a ciò, fare scelte di vita in linea con le nostre passioni ed imparare ad apprezzare ciò a cui ci dedichiamo nel momento presente sono sicuramente elementi che migliorano la qualità del nostro presente e della nostra esistenza. Il secondo consiglio è quello di rimuovere le tentazioni. Nonostante i nostri tentativi di allineare la nostra vita quotidiana alle nostre passioni, ci sono spesso situazioni in cui siamo costretti a dedicarci ad attività che non ci fanno impazzire per la gioia. In questi casi però possiamo affidarci ad altre tecniche che ci permettono di rimuovere le distrazioni e di immergerci nel flusso di lavoro, raggiungere quindi questo stato di concentrazione profonda. Innanzitutto siamo più propensi a cedere alle distrazioni quando esse sono a portata di mano. Se abbiamo il telefono accanto a noi è molto probabile che lo prenderemo e lo utilizzeremo. Se invece il telefono si trova in un'altra stanza, in modalità silenziosa oppure con internet staccato e soltanto la linea telefonica attiva per le emergenze, è molto meno probabile che ci alzeremo, andremo nell'altra stanza e prenderemo il telefono per distrarci. Creare una barriera tra noi e le nostre distrazioni ci consente di limitare le occasioni in cui vi cediamo. Per esempio, potremmo anche mettere tutte le app che racchiudono delle distrazioni in una cartella, in una pagina remota della home del nostro smartphone. Invece di raggiungere immediatamente la distrazione, quindi cedervi, il nostro cervello è obbligato in questi casi a compiere dei passaggi intermedi ed è molto probabile che non li voglia compiere perché il nostro cervello è sostanzialmente pigro e quindi che continui ad essere concentrato su quello che stiamo facendo. Provatelo, vedrete che è effettivamente così. Inoltre, se intendiamo concentrarci, può essere utile isolarci momentaneamente dal contesto sociale in cui ci troviamo, in modo da ridurre la tentazione di chiacchierare
stare con altre persone invece di lavorare o studiare. Ciò non significa rinunciare alle proprie relazioni interpersonali, ma significa semplicemente dedicare del tempo ad esse in maniera consapevole, fuori dai nostri blocchi di concentrazione. Infatti, se ci si concentra sul proprio lavoro e si eliminano le distrazioni, si massimizza il tempo libero che si ha a disposizione, incluso quello che è possibile dedicare alla propria vita sociale. Il terzo consiglio è quello di ridurre il caos esterno. Infatti, talvolta, oltre che dalle distrazioni piacevoli, la nostra attenzione viene anche catturata da situazioni che non sono molto entusiasmanti, ma che comunque ci attirano in qualche modo. Ciò accade in particolar modo quando ci troviamo nel caos, perché il disordine, per quanto poco attraente, è una grande fonte di distrazione. Se l'ambiente in cui ci troviamo è caotico, con piatti da lavare, vestiti da riporre e piante da innaffiare, una parte della nostra attenzione rischia di rimanere intrappolata nei meandri della confusione, invece che essere ferma sui nostri obiettivi. Una buona routine di pulizia e gestione del nostro ambiente ci aiuta ad evitare che tutto venga risucchiato dal caos insieme alla nostra attenzione e quindi ci aiuta a rimuovere parte delle distrazioni in cui spesso tendiamo a cadere. Il quarto passaggio è quello di ridurre il caos interno. In aggiunta a tutti gli elementi esterni che possono distrarci, la nostra mente è anche soggetta a distrazioni cosiddette interne che, forse parlo per esperienza personale, sono quelle più difficili da rimuovere. Si tratta di quelle idee, pensieri, ansie che ci colgono quando cerchiamo di concentrarci, ma anche a queste si può porre rimedio. Innanzitutto occorre avere un piano di lavoro preciso dal quale emergano i nostri obiettivi. Imparare a stabilire correttamente le nostre priorità alla luce dei nostri impegni e delle nostre scadenze rimuove parte dell'ansia che talvolta emerge in noi quando non abbiamo un piano preciso. Vi lascio il link ad un video che ho fatto un po' di tempo fa su questo argomento, sperando che vi aiuti. Inoltre, se mentre studiamo o lavoriamo siamo colti da un pensiero oppure da un'idea, è bene scriverla sul foglio o sul nostro bullet journal in modo da liberarcene senza dimenticarla. Infatti, come dico spesso, dobbiamo considerare il nostro cervello non come un luogo in cui immagazzinare idee e pensieri, ma come un luogo in cui concepirne di nuovi. Il quinto passaggio è quello di allenare il cervello. Infatti, per resistere alle tentazioni, occorre insegnare al nostro cervello come farlo. Come è il caso per molte altre buone abitudini, anche per la resistenza alle distrazioni è necessario allenare la nostra mente. Infatti, il cervello è come un muscolo che può essere allenato per portare a termine attività intellettuali pesanti senza pause frequenti. Per fare ciò può essere utile iniziare ad alternare momenti di concentrazione profonda, corti periodi di concentrazione profonda, a brevi pause. Credo che a questo scopo possa essere utile utilizzare app come Forest oppure Pomodoro, che hanno appunto questi timer. Tuttavia, credo che la frammentazione del lavoro conseguente all'utilizzo della tecnica Pomodoro debba essere limitata nel tempo. Infatti, penso che fare molte pause sia utile per imparare a concentrarsi quando non si è in grado di farlo, ma non sia la chiave per il lavoro profondo nel lungo periodo. A mio parere sarebbe meglio prolungare gradualmente i periodi di concentrazione e ridurre la durata e la frequenza delle pause. In questo modo si può arrivare a sapersi concentrare per molte ore senza fare pause, che secondo me è l'obiettivo finale per raggiungere uno stadio di flow e di lavoro profondo. A questo punto, infatti, non avremo più bisogno di lottare contro le distrazioni perché il lavoro profondo sarà la nostra condizione normale. Il sesto consiglio riguarda la consapevolezza. Il modo migliore per imparare a liberarsi dalle distrazioni è quello di prendere consapevolezza di come ci sentiamo nei momenti in cui cediamo alle distrazioni. Ad esempio, potrebbe essere utile rimanere vigili sul nostro stato mentale e segnare su un foglio quante volte ci distraiamo e che cosa sentiamo esattamente quando lo facciamo. In questo modo è più facile per noi comprendere quali sono gli stimoli che ci spingono a distrarci. Potremmo arrivare a comprendere che il nostro continuo controllare Facebook alla ricerca di nuove notizie risponde in realtà ad una sensazione di noia oppure di solitudine. E prendendo consapevolezza delle cause che ci spingono a cedere alle distrazioni, abbiamo anche un elemento
elemento in più per combattere queste distrazioni, per curare le cause e per imparare a concentrarci per lunghi periodi senza cedere alle distrazioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aiuti ad affrontare meglio le situazioni in cui vi sentite distratti e soprattutto ad imparare a lavorare in maniera continuativa, con concentrazione e senza perdere tempo. Non dobbiamo lavorare sempre, ma una cosa molto positiva è quella di ricavarsi grossi blocchi di tempo libero, e si può fare ciò soltanto lavorando in maniera un pochino più intensa nel momento in cui si deve lavorare. Andate a guardare il mio post sul blog perché ci sono molte informazioni in più che credo possano esservi utili. Seguitemi su Instagram, mettete mi piace, lasciate un commento, dite ai vostri amici che esistono questi video, se questi video vi piacciono. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.